Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi facciamo un video spacchettamento, pacchettino e arriva di messaggio, ma va bene. Quindi dicevo spacchettamento perché? Perché mi è arrivato un pacchettino dal mio amico Californian Cree e vi lascio nel pallino qui sopra della ID informazione il suo canale, andate a vederlo perché è veramente bravissimo, e ve lo lascio anche qui sotto nell'info box, così se non riuscite ad aprire il pallino almeno avete nell'info box. Cosa è successo? Il mio amichetto, parlando per telefono eccetera, nelle nostre telefonate logorroiche durate circa un'ora e mezza minimo, praticamente mi ha detto che lui aveva provato la maschera peel off, quella per i punti neri, la maschera quella diciamo nera, no? E niente, io gli ho detto che la volevo comprare e lui molto carinamente me l'ha spedita e mi è arrivato praticamente adesso, ho appena finito di registrare un tutorial artistico che poi vedrete successivamente sul canale, non so se prima o dopo di questo video, ma comunque lo vedrete. E appena mi sono finita di struccare è arrivato la postina e abbiamo portato il pacchettino. Sto pazzo, all'interno ci ha messo il bigliettino e ci ha scritto for you, perché sa che io adoro l'inglese, vabbè. E poi mi ci ha scritto saluti e baci Cree, e io contraccambio i baci in bocca con la lingua, vabbè, anche se so che preferirebbe più baciare mio marito che me, però son gusti. All'interno del pacchettino io pensavo che mi mandasse soltanto la cremina, questa maschera qui, e invece sto scemo mi ci ha messo anche l'ombrettino della Revolution, il get ready, questo bellissimo color arancione. Adesso vi apro, guardate quanto è bello. Sbam! Una botta d'arancione che non te dico. Ci farò un make up, amore. E niente, quindi io mando un bacione enorme a Cree e quindi adesso proviamo la maschera. Allora, io mi sono appunto struccata, ho lavato il viso, ho tolto il piercing al naso e mi sono lavata il viso con acqua molto calda. Non ho fatto il vapore perché appunto ho appena finito di registrare, adesso mi metto accendo quel cazzo per fare il vapore, e quindi per adesso la proviamo così, almeno proviamo le due varianti, con il vapore e senza vapore. Proviamo da senza vapore, sembra metti la cera, togli la cera, vabbè. La maschera si chiama Pilaten Hydra Suction Black Mask Suction, vabbè. E niente, dietro c'è scritto in geroglifico niente, c'è scritto, credo, non so se cinese o giapponese, perdonatemi se sbaglio qualcosa, ma comunque questo è. All'interno ci sono 60 grammi di prodotto, non trovo scritto la scadenza, molto probabilmente è scritto in cinciullanese qui, ma io non capisco una ceppa leppa. Quindi andiamola ad applicare. La maschera si presenta in questo modo, a me fa anche un po' senso, però vabbè. Oh mamma mia, la applichiamo un abbondante strato sul naso con la speranza che i miei punti neri vengano via. Allora, molto probabilmente c'è scritto, come dicevo, in cinese o in giapponese quanto tempo va tenuta in posa qui dietro, ma col fatto che non capisco la lingua, non c'è una traduzione in inglese, non lo so quanto va tenuta. Io la tengo finché non si asciuga il prodotto. Brave quando si truccano nella loro postazione super megamente ordinata, super megamente gnocca come postazione eccetera, hanno i Kleenex, quelli che escono da quella confezione di cartone stupenda, io ho la carta igienica. Vabbè, dettagli. Adesso aspettiamo. Allora, il tempo è passato e sembrerebbe asciutta, quindi io magari faccio una cazzata, però proviamo a toglierla insieme. Però c'è anche da dire che io sul mento non è che avessi chissà quali problemi. Vabbè, non si vede un granché, insomma, però qualcosina c'era. Vabbè, qui intanto arrivano messaggi. Comunque, non male, devo dire. Qualcosa ha tolto. Poca roba, però c'è anche da dire che comunque non avevo fatto il vapore prima di mettere la maschera. Quindi devo dire che
malgrado ciò, non è un risultato così cattivo. Adesso mi lavo la faccia, eccetera. Comunque, questo video termina qui. Se il video vi è sembrato divertente, utile e quant'altro, mi raccomando, lasciate un like. Se volete, condividete sui vostri social, mi farebbe un sacco piacere. Io mando un bacio ancora grandissimo a Californian Cree, andate a guardare il suo canale. Grazie per avermi regalato questa fantastica maschera. E niente, la riproveremo ulteriormente facendo prima il vapore e poi applicando la maschera. Per ora, insomma, da questi studi è tutto, ragazzi. Bisogna anche io.